Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Tutti allegri? Siamo tutti allegri? Siamo tutti allegri? Siamo tutti allegri? Allora, ragazzi, sto cono gelato. Allora, ragazzi, mi sono rimodernato. Che anch'io bisogna che sia professionale, ovviamente, perché bisogna, qua su YouTube, se non hai le cose pompate non ci si sente bene con quello che devi dire. Comunque, ragazzi, ci sentiamo tutti allegri, allora. Sinceramente ragazzi, intanto vi dico, ho compiuto gli anni, bene, chiudo parentesi, chiudo virgolette, lasciamo perdere, va bene, ho compiuto gli anni, se volete farmi gli auguri sotto nei commenti, bene, sono ben accetti, che dire, sono rimasto abbastanza sorpreso. Sinceramente sono rimasto talmente sorpreso perché sono andato su un pub, casualmente, non volendo, trasmettevano la partita sul maxi schermo, perché finale di Coppa Italia. Cosa volete che sia? Una finale che ovviamente pensavamo che ovviamente la Juventus andasse a perdere, che ovviamente con tutti i risultati negativi di Allegri, Chi va a pensare che su un'azione era scaturito un gol di Vlahovic? Ma mi pareva strano a vedere un gol di Vlahovic dopo che la Juventus non ha mai avuto un risultato positivo in tutto in questo arco di campionato. E ragazzi, scusate se non vengono le parole perfette, perché ragazzi sono emozionato perché ho questo, bene, questo cono gelato. Vabbè. Comunque, che dire ragazzi, spero che mi sentite bene. Comunque ragazzi, adesso non mi ricordo quante ne ha vinte la Juventus di Coppa Italia, però abbiamo visto che a fine partita il nostro Allegri si è andato ad imbattere innervosito sugli spogliatori, è andato a fare le sue dichiarazioni, non so cosa gli ha detto all'arbitro, perché c'erano delle cose che non andavano. Perché abbiamo visto un Allegri furioso, imbestialito. Non si fa così. Sai che devi andare via, però tu non puoi comportarti così. Non puoi farti espellere, non puoi farti riconoscere di avere un comportamento del genere. Perché ovviamente sai che la tua stagione è finita. Però devi adagiarti
nel complesso e anche nelle decisioni. Anche se casualmente non ho capito bene perché c'è stato un'azione di gioco, una cosa non strana, però non ho capito il contesto, va bene? La Juventus viene fuori vincitrice da questa Coppa Italia, battendo l'Atalanta, che veramente non pensavo che andasse a finire così. A me mi pare strano che abbiamo vinto almeno una coppa, anche se non dico insignificante, però almeno per il morale. Però essendo che Allegri non ci è mai piaciuto nel suo intento di fare calcio, di fare gioco, di fare qualsiasi altra volontà che la dirigenza voleva proporsi, di voler creare un equilibrio tra giocatori, e allenatore, però questo non è scaturito, perché sappiamo che la Juventus viene fuori da una situazione non molto tranquilla, è molto delusa, è molto pensierosa nel futuro della società. Per noi tifosi che seguiamo la Juventus in modo morboso, in modo ossessivo, però non da quando c'è Allegri, ma diciamo negli anni passati, quando la Juventus era vincente, e da quando c'è stato Allegri la situazione si è ribaltata, ma di tanto, perché non ci ha fatto vedere niente, non ci ha fatto regalare emozioni sotto l'aspetto tecnico, tattico. Penso che la dirigenza farà i suoi dovuti pensieri, dichiarazioni davanti a qualche cosa, perché non è possibile che noi dobbiamo pensare che va tutto bene, ma invece non vediamo i frutti sperati di un'annata pressoché fallimentare. Perché mi pare strano che la Juventus in questi anni non ha mai avuto un fulcro di progetto, di voglia di rinascere, anche se hanno vinto la Coppa Italia. C'è sempre il rammarico di non avere un atteggiamento vincente, valido da quando scendono in campo, non sanno cosa fare, e questo va a determinare una mentalità di questo non allenatore, in cui si va a incidere anche nella mentalità dei giocatori. Però siamo contenti, io dico siamo sorpresi, ma allo stesso tempo siamo anche delusi, perché noi non siamo contenti di questa Coppa Italia, almeno per me, perché non ci ha dato quello che speravamo: un gioco, una voglia di vincere, una voglia di ritrovarsi, una voglia di sincronismo tra i giocatori, perché ovviamente non si capiscono quando devono passarsi la palla, devono creare occasioni, perché non hanno mai creato occasioni, perché non c'è stato mai un movimento offensivo tra i giocatori.
perché non c'era verso di avere un gioco dall'inizio, qualche tattica, perché ogni volta che scendeva in campo la Juve c'era sempre una paura, una cosa che premeva all'interno, che non i giocatori non si rispecchiavano neanche nei propri ruoli. Io non sono contento che hanno vinto, sono sorpreso, non contento, però diciamo che ce la facciamo passare questa voglia di rivincita, almeno per questa coppa. Però vediamo sempre al futuro, perché questo è importante anche per i tifosi, anche per un futuro di concetto di sapere che la Juventus può dare qualcosa, però deve ripartire dall'inizio, dalla mentalità e dalla voglia di riscattarsi. E niente, ragazzi, questo è il mio pensiero. Scrivetemi sotto nei commenti cosa ne pensate. Mi dite se mi sentite bene, fatemi un feedback. E niente, a posto, ragazzi. Questo è un pensiero a caldo che volevo dire. E niente, dai. Dai, a posto, siamo contenti così e vediamo nella stagione prossima cosa farà di buono la dirigenza e cosa penseranno al futuro, ma non con Allegri, perché con Allegri ormai siamo andati proprio giù nell'oblio più assoluto e dobbiamo cambiare rotta e cambiare modo di pensare. Soprattutto alla dirigenza, e pensare cosa vogliono fare e cosa vogliono trasmettere a noi tifosi, la Juventus. Perché devono ripartire da un progetto che non c'è mai stato con Allegri. In questi 3 anni però non c'è mai stato un simbolo di via d'uscita. Perché la Juventus è sempre stata rinnegata nel pensiero di Allegri e nelle sue modo di pensare sbagliate, antiche e senza capire che il calcio è cambiato. Bene, ciao ragazzi e ci sentiamo al prossimo video.